Buongiorno, bentornati a questo nuovo appuntamento dell'Ibute di Master, evento educativo organizzato e voluto da EvoBank. Quindi, come dico sempre, l'evento che è stato strutturato attraverso il nostro sito, attraverso una pagina dedicata, è orientato a voi. Quindi, il processo di formativo che stiamo seguendo ormai da qualche mese e che si concluderà nei primi giorni di gennaio, speriamo e cerchiamo attraverso varie puntate e ovviamente varie tematiche di affrontare quelli che possono essere gli argomenti più interessanti o quantomeno quelle tematiche di investimento o di trading che più si avvicinano all'operatività quotidiana che voi dimostrate quotidianamente attraverso le nostre piattaforme. Detto questo, salutiamo quindi coloro che ci seguono in diretta e coloro che ci seguiranno anche in differita attraverso la nostra pagina dedicata ai tutori di Master. Non approfitto subito di un altro argomento, volevo subito presentare invece il relatore che ci parteciperà, che condividerà con noi la nostra puntata odierna. Parliamo di Lorenzo Pirovano, facciamo fare un saluto al voce, adesso vediamo anche chi è Lorenzo e che cosa ci accompagnerà nella giornata odierna. Grazie Luca, buongiorno, buon pomeriggio a tutti e benvenuti. Allora, Lorenzo, sales di Sogen, ci cercherà di darci nella puntata odierna una panoramica di quello che è l'offerta che la società che lui rappresenta offre quotidianamente agli investitori, siano essi speculatori, siano essi invece degli investitori più a lungo termine. Appunto, cercheremo di affrontare diverse tematiche. Abbiamo già raccolto in questi giorni alcune domande, alcuni elementi che possono essere elementi che poi conseguiranno tutta la nostra puntata, la nostra quotidianità in termini di tempi. Non a caso cerchiamo adesso al volo di condividere un attimo lo schermo e affrontiamo un po' quello che era la tematica, il menu presentato oggi durante la puntata. Almeno diamo un quadro più preciso possibile a coloro che ci seguono in diretta. Come vedete, oggi è l'argomento, parliamo di certificati di Sogen sulle materie prime. Ovviamente daremo un overview generale su quello che è l'offerta data da Sogen e poi cercheremo di concentrare la nostra attenzione invece sui prodotti che possono meglio rispondere oppure assecondare le vostre esigenze e in particolar modo quelle che possono essere strategie più o meno a lungo termine sui vari strumenti. L'interesse, come è stato da dimostrato poi nelle precedenti puntate oppure attraverso la nostra pagina dedicata di Trading Master, ci concentreremo sulle commodity perché togliamo un attimo la condivisione. Le commodity rappresentano comunque sicuramente una forma di investimento per molti nostri investitori, sia retail piuttosto che istituzionali. Anche perché all'interno di un portafoglio, specie per chi fa gestione, quindi anche soggetti proprio istituzionali, una componente in commodity è quasi indispensabile. La percentuale poi dipende dal profilo di rischio, che noi ricordiamo essere una cosa estremamente soggettiva e quindi in funzione delle vostre orientamenti del tempo, comunque investimento e profilo di rischio. Detto questo, concentriamo la nostra attenzione sulle commodity. Come lo facciamo? Condividiamo un attimo la piattaforma ed è perché poi passeremo al discorso dei certificati. Allora, qui al volo, nella piattaforma Quick Trade, io ho richiamato la nostra watchlist standard di quelle che sono le commodity su quali noi consentiamo la negoziazione. Adesso non voglio entrare nel dettaglio perché non è l'argomento odierno, o meglio, il sottostante saranno le commodity, ma non sarà l'argomento principale per quanto concerne il trading. Come vedete, noi consentiamo la negoziazione dal petrolio allo zucchero, all'heavy cattle, al grano, al natural gas e via dicendo. Il limite principale, più che chiamarlo limite, diciamo che è una caratteristica delle commodity, qual è? Essendo dei derivati, la loro struttura, il loro contenuto è standardizzato, quindi il controvalore che uno va a negoziare nel momento in cui mette l'ordine sul mercato è purtroppo è quello, nel senso che se io vado ad esempio, chiamiamo al volo un contratto a caso, tra virgolette, mini crude oil, quindi parliamo del mini sul contratto del petrolio, dove ovviamente il sottostante che uno va a muovere è standardizzato. Ovviamente andare a lavorare magari con 50-60 mila dollari di controvalore sul mercato non è un controvalore, quindi un profilo di rischio che si avvicina a molti. Perché sono nati i certificati? Così poi do la palla e l'assist direttamente a Lorenzo. Allora, i certificati, e lo dicevo già in un'altra puntata,
È uno strumento che nel corso degli anni, poi lascio subito la palla a Lorenzo che è sicuramente più preparato di me sotto questo aspetto, hanno avuto un'esplosione a dir poco incredibile. Questo in termini di sottostante controllato. All'inizio erano certificati su nostro indice, quindi quello italiano, si è portato poi magari su alcune azioni. Però la copertura, la loro struttura si è ampliata in modo notevole in questi anni, proprio per assecondare le esigenze che sono via via diversi da parte degli investitori. Quindi sono iniziati ad apparire i primi certificati a leva, le possibilità di andare lunghi o corti sui titoli, la possibilità di andare lunghi o corti sugli indici e poi soprattutto anche sulle commodity, che volendo o meno, come dicevo precedentemente, è un argomento, un elemento di investimento o per un'ottica speculativa piuttosto che di investimento a lungo termine, fondamentale. Peculiarità fondamentale dei certificati quali sono? La possibilità di poter gestire in prima persona la quantità, il controvalore che ognuno di voi può investire su detto strumento, quindi da 1 euro a milioni di euro. Lorenzo, adesso io mi zittisco, come ci siamo detti precedentemente, le eventuali domande che arriveranno in diretta cercherò di porle ovviamente coerentemente a quello che è il tempo e la tematica affrontata, quindi mi scuso già per l'eventuale intervento a gamba tesa che dovrei fare. Lascio la palla a te, condividi tu lo schermo e procediamo col discorso che volevi affrontare oggi in termini certificati. Mi zittisco, a te la palla. Vai Lorenzo, quando preferisci. Grazie mille Luca. Allora, dovreste già vedere il mio schermo. Perfetto. Buongiorno a tutti. Allora, come ha detto Luca, giustamente, i certificati sono un grande tema che noi, su cui noi siamo presenti da anni. In realtà su tutto il mercato Sedex siamo presenti da 20 anni ormai, più di 20 anni, perché era il 98. I certificati a leva siano stati, ad esempio, che sono tra gli altri certificati oggetto di questa presentazione, ma non solo, quindi vedremo sia i certificati a leva, vedremo sia anche, ad esempio, gli ETC e i certificati corridor e stairs down. Quindi il vantaggio, uno dei vantaggi, oltre a quello che ha esposto Luca del certificato, è quello della duttilità, cioè oltre diciamo, alla partecipazione lineare o alla partecipazione a leva, si possono fare strategie che sono anche caratterizzate da altri tipi di non linearità, quindi diciamo strutture con barriera oppure strutture che danno un certo payoff con un certo scenario di mercato o stato del mondo. Quindi la duttilità sicuramente è il punto di forza dei certificati ed è quello che in realtà poi li ha portati dove sono oggi, secondo me. Quindi il tema di oggi sono le materie prime. Abbiamo scelto di iniziare la presentazione con più che altro un overview generale di quelli che sono i sottostanti, perché ci siamo accorti che il mondo delle materie prime è un mondo in apparenza semplice per chi lo vede, lo legge sul giornale, in realtà nasconde numerose complessità anche nella definizione del sottostante che si va a guardare. Allora, iniziamo con diciamo, i metalli preziosi, diciamo, per eccellenza, ok? Quindi sono l'oro e l'argento. Tutti questi metalli noi li offriamo in gamma. Diciamo che l'oro, diciamo che non ha bisogno di presentazioni, nel senso che è sicuramente la più conosciuta. Come vedete, diciamo, l'impiego dell'oro, il primario è di fatto la funzione di store of value, cioè bene rifugio. Quindi se c'è qualsiasi cosa, un problema sui mercati finanziari oppure una particolare condizione di ciclo economico in cui ad esempio i tassi reali, okay, quindi che vuol dire tasso nominale meno tasso di inflazione, essenzialmente si riducono o diciamo sono negativi come in questo periodo, l'oro di solito ne beneficia perché diventa attrattivo. Viste le alternative a tasso negativo che ci sono, ok? Quindi l'oro tipicamente, se vediamo la storia dell'oro, si apprezza quando c'è un problema, appunto quando c'è una crisi e quando i tassi reali vanno ad esempio in territorio negativo. Questo l'abbiamo visto in varie serie storiche. Cina, ovviamente in realtà la Cina si presenta spesso nel settore delle materie prime perché diciamo, ha una gamma di estrazione che è molto ampia, fa la parte del leone anche in estrazione dell'oro.
L'oro, diciamo, quindi oltre a questo ha anche un impiego secondario, ormai, anche se molto, quindi in gioielleria, è il miglior conduttore, diciamo, a temperatura ambiente, quindi ha consumi industriali, eccetera, per tutti i contatti di alta tecnologia. Quindi poi lo vedremo. Il prezzo di solito è fissato a Londra, e lo vediamo di solito dalla London Bullion Market Association, ha un mercato spot molto rilevante, quindi il caso dei preziosi, poi lo vedremo, è che oltre al mercato dei future c'è anche il mercato spot che è diciamo accessibile anche all'investitore in qualche modo. E poi vediamo un po', quindi i nostri prodotti sono sia basati su alcuni sull'oro a pronti, sia sull'oro future, ok? Che è tipicamente negoziato sul mercato COMEX in America. Poi c'è l'argento. L'argento è invece, anche qui funziona come prezioso, ma ha un utilizzo industriale molto più pervasivo, diciamo, dell'oro. In alcune lavorazioni, ad esempio, abbiamo scritto tra le altre energie rinnovabili, l'argento sta trovando sempre più spazio ad esempio nella manifattura di pannelli fotovoltaici, ad esempio, oppure quando servono, ad esempio, anche nel, visto che c'è del settore dei concentratori solari, ad esempio, quando ci vogliono specchi, diciamo, che abbiano un indice di riflessività più elevato dei tradizionali, che tipicamente usano l'alluminio, l'argento è il metallo che serve a migliorare l'efficienza, ad esempio. Quindi c'è più una vasta gamma, anche dovuto all'abbondanza, l'argento è più abbondante dell'oro di circa 17 volte stimato. Quindi l'abbondanza e questi utilizzi che possono, diciamo, che può essere impiegato l'argento, lo rendono quindi più, oltre alla funzione di sempre alternativa all'oro come store of value, in realtà non è molto store of value perché è molto più volatile rispetto all'oro. C'è un ratio che adesso vediamo, che è il rapporto oro-argento, ok, sul mercato spot. Di per sé il ratio non è così immediato da capire, chi lo usa potrebbe dire che è mean reverting, quindi in qualche modo c'è una media di lungo periodo a cui i due prezzi il rapporto tende. Se l'oro è quota molto alto, si potrebbe considerare di, appunto, chi tipicamente usa questo indicatore vende oro, quindi usa questo indicatore per comprare o vendere oro e argento, diciamo, per qualsiasi tipo di strategia di trading che si crede sia mean reverting. Il rapporto ha molti driver al suo interno, in realtà, perché, come detto, l'oro e l'argento sono due mercati, ad esempio, innanzitutto di size molto diverse, quindi l'oro è molto grande, l'argento è meno grande, ok? Quindi un impatto di una certa entità sull'oro ha un impatto in termini di volatilità più elevato sull'argento a parità di valore monetario. Quindi sostanzialmente se io compro 1 milione di oro, facciamo 100 milioni di oro, 100 milioni di argento, in realtà l'argento reagirà a questo, compro, vendo, reagirà a questo movimento con più volatilità. Infatti l'argento è tipicamente un po' più volatile. Inoltre, avendo un uso anche industriale che è più rilevante rispetto all'uso industriale dell'oro, chiaramente anche questo contribuisce a far sì che, cioè, diciamo, a influenzare questo rapporto, che, ripeto, non è semplicemente un rapporto di store of value contro industriale, perché nessuno dei due è puramente una cosa o l'altra, anche se l'oro è più store of value, l'argento è più industriale. Petrolio, oltre a, diciamo, i preziosi, abbiamo in gamma gli energetici, ok? Quindi sugli energetici spenderei qualche parola diciamo, sullo spot. Abbiamo detto che il mercato dei preziosi può essere investito anche dall'investitore, banalmente posso comprare un lingotto, eccetera. Viceversa, il mercato spot a pronti, sia del petrolio, sia quindi Brent WTI, che del gas, che vedremo dopo,
In realtà non è accessibile, ok? Quindi non è che si compra il barile e compro, cioè, quindi la cosa che tipicamente ci chiedono alcuni investitori è dov'è il prezzo del petrolio. In realtà c'è una gamma di, come sapete benissimo, di future sul petrolio. Il future, diciamo, più vicino come consegna è tipicamente preso a considerazione perché diciamo si avvicina di più a quello che è il mercato a pronti del petrolio. Il petrolio è un mercato a pronti chiaramente che ha diversi punti di consegna. Ad esempio il petrolio WTI si riferisce a un particolare storicamente punto di consegna, che è quello di Cushing in Oklahoma, ok? Quindi sostanzialmente è un punto di consegna e un prezzo del petrolio. Diciamo, il fatto di avere un future che si muove col petrolio WTI, ad esempio, standardizza quello che è il prezzo del petrolio, che in realtà sarebbe semplicemente un insieme di prezzi su vari punti di consegna diversi. Quindi sicuramente la differenza, e questo chiaramente, questo mercato spot non è investibile, come abbiamo detto, chi gli investitori e le banche di investimento tipicamente usano il future, ok? Specialmente per questi prodotti, i nostri prodotti ad esempio si focalizzano sempre sul future. Come abbiamo detto, ci sono queste due varianti del petrolio, ce ne sono altre, cioè ad esempio il petrolio negoziato nel Golfo, diciamo, degli Emirati Arabi, che però è secondario rispetto a questi due. Questi, diciamo, rappresentano due varietà di petrolio che dipendono molto dalle aree geografiche a cui sono riferiti. Il WTI è più sulla regione americana, il Brent è più sulla regione europea, l'Africa e un po' di Centro Europa, mentre poi l'Asia usa anche, come detto, il petrolio del Golfo. La differenza tra i due petroli, ci sarebbe sicuramente una differenza di intrinseca dell'estratto, cioè il petrolio WTI dal punto di vista della raffinazione della qualità del prodotto è migliore rispetto al Brent. Ci sono due parametri, c'è ad esempio il contenuto in zolfo e la densità, la viscosità, diciamo, che vengono guardati per determinare la qualità del prodotto. Il petrolio Brent è meno pregiato perché in realtà si chiama, si dice che è Brent Blend, ok? Perché in realtà non è, diciamo, è più un insieme di prodotti estratti comunque dalle piattaforme del Mare del Nord, sostanzialmente. Quindi di fatto tra i due dovrebbe esserci, il WTI essendo di qualità maggiore dovrebbe essere più caro del Brent. In realtà succede, come vediamo dai grafici, l'opposto, nel senso che il Brent è più caro anche perché è più difficile da estrarre, ok? Quindi sostanzialmente il Brent appunto si estrae appunto dalle piattaforme petrolifere, mentre il WTI si estrae a volte da giacimenti a terra, anche se poi c'è tutto il discorso del fracking, eccetera. Però il WTI, ad esempio, non so, ci sono in Texas, ad esempio, ci sono molti bacini tipo il famoso Permian Basin, dove invece il petrolio è disponibile, mentre il Brent bisogna usare quindi la trivellazione subacquea. Quindi è più difficile da estrarre, come vedete infatti prezza anche più alto in questo frangente, però dipende molto questo rapporto, questa differenza dalla Brent WTI, anche e soprattutto dalle variazioni di domanda e offerta tra le regioni appunto a cui i mercati si riferiscono. Il gas naturale, anche qui il gas naturale, abbiamo detto, terza fonte più utilizzata al mondo, anche qui ha molteplici utilizzi. Abbiamo detto generazione di elettricità, poi vediamo che impatto ha il riscaldamento, ovviamente, sia per uso appunto di riscaldamento sia per cuocere i cibi, quindi l'alimentazione. Il gas naturale, anche qui si utilizza il future per accedere al mercato. Lo spot tipicamente è anche qui inaccessibile perché uno dovrebbe noleggiare appunto un tank o prendere delle bombole in qualche modo, cioè non è possibile per il privato accedere allo spot, si guarda al mercato dei future con tutto quello che vedremo dopo, le implicazioni del mercato dei future. Ci sono tante cose anche che stanno succedendo sul mercato del gas naturale, ad esempio non so, l'esplosione del gas naturale liquefatto, ad esempio, cioè quindi il cosiddetto LNG.
che sostanzialmente questo, prima si comprimeva il gas così com'era, adesso lo si raffredda per renderlo liquido. Questo ha generato chiaramente la maggiore disponibilità di spazio di stoccaggio, perché chiaramente il prodotto liquido rispetto al gas è molto più compatto. Quindi ci sono tantissime variabili che possono scaturire da questo utilizzo massivo del liquefied natural gas. Ovviamente si può trasportare più agilmente via mare invece di fare gasdotti, quindi ci sono tante cose che devono essere tenute in considerazione anche nel mercato del gas. Chiaramente il fatto che ci sia più spazio di stoccaggio implica che potrebbe esserci anche più eccesso di offerta, tipicamente è lo scenario attuale. Vediamo un po', ad esempio, una caratteristica del gas naturale. Questa è, come detto, la curva dei future. Quindi poi le vedremo. Ogni punto di questa curva rappresenta il prezzo di un contratto future. Quindi sull'asse Y avete il valore, diciamo, in British, per milione di British Thermal Unit, mentre sull'asse X c'è la data di consegna del future. Okay? Quindi ogni punto è un prezzo del mercato con la scadenza, con la consegna corrispondente. Come vedete, c'è un andamento, diciamo così, detto stagionale. Okay? Quindi i future che scadono in particolari punti del mese hanno diciamo un andamento ricorrente, quindi stagionale, specialmente hanno diciamo il loro picco minimo nella primavera sostanzialmente, iniziano a salire in estate, questo perché in estate chiaramente c'è più che altro bisogno di condizionatori, quindi abbiamo detto che viene usato per la generazione di elettricità, quindi anche quella parte di utilizzo del natural gas viene utilizzata, e poi ovviamente il picco del riscaldamento in inverno. Quindi tutti questi componenti devono essere prezzati quando all'interno, e li trovate prezzati all'interno del mercato dei future. Quindi ovviamente questo è per i singoli contratti. Vedete che c'è un macro trend invece che è sostanzialmente gobbo, tra virgolette. Questo vuol dire che appunto la curva è, diciamo, globalmente si potrebbe dire in backwardation, nel senso che è un po' gobba, però chiaramente ci sono questa volatilità, questa stagionalità che invece esula un po' dal concetto di curva invertita. Allora, il particolare appunto, quello da tenere in considerazione è che si sta parlando di future, ok? Quindi i sottostanti dei nostri prodotti sono future. Come abbiamo detto, il future ha una scadenza, ok? Che può essere diversa da quella del prodotto o in generale dal proprio orizzonte di investimento. Questo vuol dire che per rendere continuativa la posizione, il future va aggiornato, quindi a un certo punto si deve vendere il contratto corrente e muoversi sul contratto successivo. Questo chi ha un investimento diretto in future, ad esempio, deve farlo, altrimenti gli viene consegnato o un equivalente in cash o la, diciamo, tipicamente consegna fisica, quindi in qualche modo avrebbe la materia prima, tipicamente gliela chiudono prima. Però per dar continuità all'operazione bisogna che il contratto precedente sia chiuso e aperto il contratto successivo. Chiaramente questo può generare un profitto o una perdita, ok? Perché si fa quindi il cosiddetto rolling sul contratto. In particolare, tipicamente se il contratto successivo costa di più, sostanzialmente io vendo qualcosa che è meno caro e compro qualcosa che è più caro, cioè faccio una perdita. Quando il contratto successivo costa di più, si dice che c'è contango. Se il contratto successivo costa di meno, quindi sostanzialmente vendo qualcosa che è alto, compro qualcosa che è basso, si dice che c'è backwardation, ok? Quindi sostanzialmente nel secondo caso invece ho un profitto da una posizione lunga nel future, ok? Con i certificati chiaramente il rolling non è fatto, cioè non è un'azione che deve intraprendere i certificati e l'ETC, quindi non è un'azione che deve intraprendere chi ha il certificato o l'ETC, ma è un qualcosa che viene fatto senza alcuna azione da chi lo detiene. Quindi viene fatto o automaticamente o su date prestabilite il cambio di contratto. Okay? Chiaramente se il prodotto è long,
gli impatti sono quelli che vi ho appena detto. Se il prodotto è short, l'impatto è esattamente il contrario, quindi il contango io lo incasso e la backwardation invece la do. Questo è un esempio di curve del petrolio WTI. Come vedete, la forma della curva dipende molto dalla domanda offerta in particolare e da alcune condizioni intrinseche. Abbiamo messo alcuni casi eclatanti, cioè il caso più vecchio che diciamo in questa slide è il caso del 27 2019, quando, se vi ricordate, è stato fatto un attacco tramite un drone a una raffineria, un impianto di Aramco. In quel caso, quindi, si è temuta crisi di offerta, quindi riduzione improvvisa dell'offerta, o comunque dell'offerta percepita dal mercato. Che succede? Sostanzialmente il mercato in quel caso cerca di comprare a pronti, perché non è detto che si arrivi in consegna. Quindi, dato che il mercato si muove facendo, visto, essendoci domanda e non riuscendo a soddisfare, essendo avvenuto uno shock di offerta, compra pronti, quindi fa sì che il prezzo dei contratti future più vicini a oggi, alla data in realtà del 20 settembre, salga. Okay? Questo genera quindi una curva invertita come quella che vedete nella slide. Viceversa, quando c'è un eccesso di offerta, ad esempio come è successo quando il petrolio è andato negativo quest'anno, quindi non si sa più dove mettere il petrolio, ci sono le stockpile che sono piene, nessuno lo vuole, quindi ci si cerca di vendere il future perché non si vuole andare a consegna sostanzialmente della materia prima, perché magari non si sa dove metterla. In questo caso, quindi, come vedete, il risultato di questo è un contango estremo, quindi la curva, come vedete, è in contango, quindi i prezzi di future sono crescenti con la scadenza. Come vedete, è assolutamente estrema, specialmente dal primo future al secondo. La situazione del... Lorenzo, scusami se ti interrompo, mi sono arrivate un paio di domande e volevo approfittarne perché sono inerenti all'argomento che stavi facendo. Ossia, mi chiedono di esplicitare attraverso la piattaforma l'effetto contango e anche la stagionalità delle commodity. Quindi rubo al volo un attimo la condivisione, certo. Così lo faccio vedere proprio in diretta e magari può essere molto più chiaro anche per coloro che ci seguono proprio in diretta su questo argomento. Allora, veniamo attimo alla piattaforma, che la condivido così potete seguirmi direttamente anche voi. Allora, condividiamo. Adesso spero che sia visibile a voi la piattaforma, tra qualche istante dovrebbe apparire in termini di condivisione. In questo momento ho la piattaforma Quicktrade di fronte. Se spero che si veda anche, solo un attimo, rifacciamo la condivisione, magari non l'ha presa, solo un attimo. Ok, torno al volo. Perfetto, dovrebbe apparire adesso la piattaforma, perfetto. Allora, Lorenzo prima stava affrontando due argomenti che voglio far vedere proprio visivamente, proprio per essere più chiaro possibile. Parlava di stagionalità e parlava anche di contango. Vediamoli al volo. Mi sono permesso proprio di aprire tre book sul natural gas, qui parliamo di derivati, ma proprio per scrivere il concetto, su scadenza dicembre 2020, 270, 278, 271, scadenza gennaio 2021 e poi quella che è marzo sempre 21. Lorenzo parlava di stagionalità, ovviamente i derivati in linea di massima, questo è un argomento di cui si può fare un concetto in generale, su alcuni mesi più caldi, barra sulle commodity energetiche, quelle più fredde, valgono di più e questo è chiaro, come nel mese di dicembre, nel mese di febbraio il loro valore stimato dal mercato è più alto rispetto invece a una scadenza a marzo che, come potete vedere, vale più meno di quello che è il contratto gennaio, anche se ha una scadenza più lunga. Quindi questo è il concetto di effetto di stagionalità. Mentre per quanto concerne l'effetto contango, cosa vuol dire? La scadenza più vicina, per esempio sul natural gas, generalmente ha un valore più basso rispetto a quella successiva, lasciando stare ovviamente il discorso della stagionalità.
Questo è il famoso differenziale di prezzo che può essere a favore magari di una posizione short oppure a sfavore di una posizione long. Io mi sono permesso attraverso questi tre book veloci proprio di spiegare qual è il concetto di stagionalità, quindi valori diversi a seconda del mese che si va ad affrontare, e contango come a differenza di un mese i due contratti aventi ovviamente lo stesso sottostante hanno un valore diverso. Per esempio la scadenza a gennaio ha un valore più alto, qui parliamo del natural gas, della scadenza a dicembre, e può essere anche significativo. Qui siamo un 2,85 contro un 2,71, parliamo di quasi 12 punti percentuali, tipo il 6% di differenziale. Scusami l'interruzione, Lorenzo, ho voluto far vedere proprio ad hoc al volo cos'erano i due concetti che stavi affrontando, quindi ricondividi pure il tuo schermo e continui nella tua esposizione. Arrivo. Eccoci. Eccoci qua, va bene. Allora, quindi la situazione normale, dicevamo, quindi il contango, ad esempio, di quello che è successo, diciamo, il 16, quindi due giorni fa, la curva è in contango, ma non pesantemente. Allora, ci aspettiamo un po' che di solito i future successivi, con scadenza successiva, di solito costano di più, appunto, a prescindere dalla presenza o meno di shock di qualche tipo. Questo perché? Perché nel prezzo del future non c'è solo il valore della materia prima, ma ci sono una serie di altre componenti che vengono tenute in considerazione. Ad esempio, uno dei componenti può essere appunto la domanda offerta su una determinata scadenza. Una cosa che si chiama convenience yield, cioè il beneficio o meno di tenere la materia prima pronti piuttosto che a termine. E le assunzioni, ad esempio, oltre ai tassi di interesse che servono per attualizzare tutto, ma ad esempio anche l'assunzione sui costi di stoccaggio, okay? Che tipicamente sul petrolio può essere rilevante. Quindi tipicamente i future successivi costano ad esempio di più dei future con scadenza più prossima, perché chiaramente devi stoccare, cioè diciamo nell'ottica di costo opportunità tu avresti dovuto, deve essere equivalente a prendere il petrolio pronti e stoccarlo per un certo periodo di tempo. Quindi per una logica di anche di non arbitraggio, i costi di stoccaggio sono inclusi nel prezzo del future. Come detto, noi abbiamo, vedremo diciamo alcuni prodotti per investire sulle materie prime. Il primo dei prodotti che abbiamo, che sono solitamente i prodotti che, su cui c'è più interesse dal punto di vista del trading, sono i certificati a leva fissa. I certificati a leva fissa, come dice il termine, hanno una leva fissa che è fissa giornalmente, ok? Quindi ogni giorno moltiplicano per una fattore fisso la performance del sottostante, in questo caso sono tipicamente future su materie prime, di quelli che abbiamo visto, cioè l'oro, l'argento, il Brent, il WTI e il natural gas. Quindi è importante diciamo tenere presente che si tratta di leva fissa giornaliera, perché questo ha tutta una serie di implicazioni su uno, quanto bisogna tenere l'investimento o quanto sarebbe consigliabile tenere l'investimento, in realtà la posizione, perché è più una posizione di trading che di investimento, e due, appunto una serie di considerazioni su cosa ci si dovrebbe attendere se invece teniamo troppo, diciamo, la nostra posizione. La prima cosa da tenere in considerazione per questi certificati è il cosiddetto effetto compounding, cioè dato che la moltiplicazione, quindi l'applicazione della leva, è giornaliera e ogni giorno viene resettata, se si osserva il confronto tra il sottostante e il certificato su più giorni di negoziazione, questo crea, diciamo, delle apparenti discrepanze che possono essere a favore o a sfavore, diciamo, a seconda di quello che è l'andamento del sottostante in tutti i giorni, quindi non in un giorno solo, ma in tutti i giorni intervallo considerato. Quindi, ad esempio, se abbiamo un caso in cui c'è un trend definito per 3 o 4 giorni, ok, sostanzialmente il compounding va a favore, perché ogni giorno moltiplica. Sostanzialmente la leva viene applicata su una base che è costantemente più elevata rispetto al giorno prima, quindi c'è un effetto di amplificazione.
funziona anche nel caso che tutti i segni siano negativi, ok? Basta che ci sia un trend di qualche tipo, positivo o negativo. Questo è un esempio puramente matematico che si può replicare in qualsiasi caso. Viceversa, se il certificato, ad esempio, ha un andamento, scusate, il sottostante ha un andamento altalenante, quindi ci sono segni positivi e segni negativi, come vedete, questo può andare a sfavore, va a sfavore della posizione, cioè la leva non è inferiore a quella del prodotto su un orizzonte di più di un giorno. Quindi l'importante per questi prodotti è l'orizzonte investimento, che deve essere tipicamente il brevissimo termine. Noi sui documenti consigliamo di tenerli un giorno, perché sono proprio prodotti con DNA di trading, per questi motivi. Quindi il vantaggio della semplicità, come diceva prima Luca all'inizio, nel senso che moltiplica per 7, attenzione alla tenerlo più di una seduta. Tipicamente si usa intraday. Allora, io prima di... chiaramente sto parlando di certificati a leva fissa. Noi siamo presenti dal 2012 sul mercato. Abbiamo iniziato con i certificati a leva fissa sul MIB. I certificati a leva fissa sulle commodity sono del 2014, sostanzialmente abbiamo iniziato nel 2013 i primi sul Brent, e 2014 abbiamo iniziato a fare gli ETC, sostanzialmente, quindi siamo spostati dai certificati al mondo degli ETC. Abbiamo visto quindi che, oltre a questo, effetto di composizione, quindi effetto di compounding, bisogna tener conto che tutte le materie prime sono negoziate tipicamente quasi tutte in dollari, quindi anche qui l'effetto da tenere in considerazione è l'effetto del cambio, quindi chi investe in materie prime tipicamente è lungo dollaro, ok? Quindi anche nel caso dei certificati, quindi vuol dire che sta comprando qualcosa che è in dollari, quindi la posizione, se la materia prima non si muove, visto che noi negoziamo in euro, tipicamente abbiamo i conti in euro, la posizione guadagna se il dollaro si apprezza, supponendo che la commodity non si muova, sull'euro, quindi quando il cambio scende. Viceversa, si deprezza se il dollaro si deprezza rispetto all'euro, cioè quando il cambio sale. Okay? Quindi questo è molto importante. E questo è la cosa importante, che non, nel caso dei certificati a leva, non dipende dalla leva, ok? Quindi sia che sia long, sia che sia short, l'impatto del tasso di cambio è lo stesso, perché il tasso di cambio viene applicato dopo la leva. Cioè la strategia leva è in dollari, e qualsiasi strategia leva, sia long che short, dopo sostanzialmente l'applicazione della leva, si applica il tasso di cambio. Quindi questo da tenere in considerazione. Poi lo vedremo invece nel lato degli ETC, che sono l'altro strumento, sia che può essere sia di trading che di investimento sulle commodity, delle versioni che sono euro hedged, quindi cercano di avere la copertura valutaria quindi hanno una copertura giornaliera valutaria per il movimento del tasso di cambio. L'altra cosa da tenere in considerazione è che tutti questi future, quindi sottostanti, e di conseguenza anche quello che viene preso a considerazione col certificato, hanno dei prezzi di riferimento che sono ovviamente messi in orari molto diversi tra loro, e soprattutto diversi, ad esempio, dall'orario di negoziazione tipico italiano. Ad esempio, come vedete, il petrolio WTI, il valore che si usa per calcolare tutte le strategie a leva, in generale sono calcolate su quel valore di settlement che viene pubblicato giornalmente dai future. Vedete un po' gli orari di chiusura, ad esempio il petrolio WTI chiude al settlement alle 2:30 Eastern Time, che vuol dire che sono 6 ore da noi, quindi alle 8:30 odierne tipicamente c'è il prezzo di settlement del WTI per quella giornata, ed è da lì che si parte, il ricalco della leva per il giorno successivo. Quindi i certificati sono negoziati, e gli ETC sono negoziati sul SEDEX, quindi l'accortezza è quella di appunto usarli intraday su più giorni. Chiaramente dipende anche da quello che fa fuori dall'orario di negoziazione del SEDEX, ok? Quindi se si muove molto fuori dall'orario, faccio un esempio, potrebbe banalmente anche invertire il trend, questo poi ha un impatto sul prodotto, perché poi si deve per forza riflettere sulla posizione, uno, sul valore su cui viene ricalcolata la leva su quel giorno, e poi sulla posizione che avrà appunto valida per il giorno dopo. Quindi
Anche questo è da tenere in considerazione quando si sceglie di investire su questi prodotti, sulle materie prime. Abbiamo detto che, quindi, certificati a tariffa fissa, abbiamo due esempi, un esempio positivo in cui appunto il petrolio si è apprezzato molto su WTI nel 9 novembre, abbiamo fatto sostanzialmente il petrolio faceva circa più 7, più 8, il certificato è arrivato a fare più 150, più 150, più 50 in questo caso, perché la base è 100, quindi più 50, più 48. Quindi sostanzialmente questo è un caso positivo, e il caso negativo che abbiamo portato, ad esempio il gas, in questo caso ha amplificato la perdita che è successa sul gas sostanzialmente. Quindi anche qui un'altra considerazione è quella di il fatto di ribasare la leva giornalmente fa sì che se c'è una perdita rilevante poi il tempo di recupero potrebbe allungarsi, quindi sostanzialmente se io perdo su fatto 100 il mio investimento iniziale, perdo 70 e mi trovo a 30, il giorno dopo per tornare all'iniziale dovrei triplicare, ok? Quindi questo è vero per tutte le asset class, cioè diciamo la discesa è molto più rapida della salita, e sulla leva questo si vede, quindi su qualsiasi tipo di leva, in particolare sui certificati a leva fissa, quindi anche questo è da tenere in considerazione. Però chiaramente ci sono oltre ai certificati che sono negoziati sul SEDEX, abbiamo gli ETC che invece sono negoziati su ETF Plus, fanno più o meno la stessa cosa ma con leva inferiore, quindi si arriva per regolamentazione del mercato fino a leva 3 e meno 3, e hanno però in questo caso un collaterale, quindi seguono anche qui una posizione a leva giornaliera o senza leva, per quindi chi vuole semplicemente esposizione alla chain dei future. Hanno un collaterale, quindi sostanzialmente se per mitigare ulteriormente l'ipotesi remota che Sogen fallisca c'è un collaterale, quindi diciamo è messo al 105% del valore di mercato del prodotto, quindi se ha comunque l'emittente per diciamo, nel caso peggiore dovesse in qualche modo fallire, in realtà chi ha l'ETC può diciamo, ha prelazione quindi sul collaterale, quindi ha questa garanzia che tipicamente sono azioni e titoli in generale dentro questo diciamo, collaterale garanzia del prodotto. Quindi c'è questa ulteriore diciamo, mitigazione del rischio emittente, mentre nel certificato invece ha rischio emittente. Quindi ora Sogen in realtà ha un buon rating, al momento è A, quindi comunque siamo nella fascia medio-alta, però... la regola del mercato, quindi per quotare gli ETC che sono quotati nello stesso mercato degli ETF, sostanzialmente hanno tipicamente questo tipo di meccanismo con il collaterale. Quali sono i vantaggi che abbiamo detto prima? Allora, abbiamo detto prima la duttilità. Oltre a questo ci sono una serie di semplificazioni che possono renderli anche strumenti interessanti per chi si approccia ad esempio per la prima volta al mercato. Ad esempio il fatto che tu non ci sia la gestione ad esempio della marginazione, cioè quindi non devo mettere un margine eccetera per avere una leva, ma mi basta quindi il premio pagato, la leva è già dentro lo strumento, quindi questo implica alcune cose, cioè quindi non posso perdere più di quello che ho investito, mentre se io faccio una leva con la marginazione tipicamente mi potrebbero chiedere più margine se il mio margine non è sufficiente. Il taglio dell'investimento è più contenuto, quindi parlavano quindi, visto che in alcuni casi con gestire diciamo il future comporta dei nominali che sono elevati nell'ordine delle decine di migliaia di euro anche, mentre qui il taglio può essere anche semplicemente un certificato che può valere anche meno di un euro, dipende da come è messo il mercato, okay? Quindi la stessa cosa per le TCETN. Quindi sostanzialmente il taglio è più contenuto, quindi si possono fare operazioni più piccole rischiando quindi anche di meno. Poi sostanzialmente c'è la questione del rolling che abbiamo già detto, affrontato prima, quindi se per dare continuità alla posizione, se io investo ad esempio in ETC senza leva, non devo essere io che faccio la gestione del future, quindi spostarsi sul future successivo, ma... è fatto dal prodotto tipicamente in due modalità, nel senso i primi prodotti sono il rolling viene fatto su 5 giorni tra il quinto e il nono giorno lavorativo del mese,
nei prodotti di più recente emissione lo facciamo tutto in un giorno, però in generale non è l'holder che quindi il detentore del titolo che deve preoccuparsi di rollare il future, perché lo fa l'ETC o il certificato. Non bisogna fare appunto linee di credito eccetera per negoziare certificati, semplicemente sono titoli, non sono contratti, quindi semplicemente possono, hanno un tipo di trattamento che è leggermente diverso, e sono negoziati su borsa italiana, quindi per i certificati come abbiamo detto nel mercato SEDEX, per gli ETC nel mercato ETF Plus, quindi anche qui con tutta la regolamentazione che c'è in borsa italiana e su cui Sogen ad esempio è market maker per tutti gli strumenti, ma tipicamente sugli strumenti più liquidi come ad esempio il gas, essendoci in logica di order book, quindi ci sono tantissimi soggetti anche all'interno dello spread, di conseguenza che possono fare quotazioni anche migliori di quelle che sono fuori dal diciamo sono esposte da Sogen. Come abbiamo detto sono prodotti di trading, ok, quindi si prestano a essere tenuti in portafoglio per mesi senza ribilanciamento, questo assolutamente no. Sono quindi sono adatti per fare trading di brevissimo termine, oppure se si vuole cercare una copertura, ma sempre di brevissimo termine, quindi si tratta di copertura, ad esempio, da un giorno a un altro. Però possono farlo, ad esempio, vista la leva fissa, usando il beneficio da leva, cioè il beneficio di usare meno capitale per ottenere lo stesso risultato, cioè se io devo coprire, se io ho un leva 7 o leva 5, facciamo leva 5, per coprire una posizione per, da un giorno all'altro, tipicamente essendo il leva 5, quindi il delta 5, ho bisogno di 5 volte meno capitale per coprire lo stesso valore in moneta, chiaramente. Questo da un giorno all'altro, cioè quindi anche, e anche nel giorno, quindi tralasciando poi il discorso del compounding, che poi in realtà si impernierebbe su questo. Se ci sono movimenti avversi, chiaramente ci sono dei meccanismi per mitigarli, quindi se c'è un prodotto long con leva, c'è il cosiddetto restrike infragiornaliero, quindi se ad esempio si supera al ribasso una certa percentuale, indicata ad esempio anche nel KID, il certificato è come se resettasse il suo meccanismo di calcolo della leva, quindi smette di come se il giorno di negoziazione finisse nel momento in cui viene concluso l'evento di restrike e viene iniziato un nuovo giorno di negoziazione. In questo modo si spezza, diciamo, il calcolo della leva e questo può mitigare la discesa, diciamo, del prezzo del certificato. Però in generale non evita che il prodotto in particolare condizioni sia zeri. Okay? Quindi da tenere sempre presente che si può perdere massimo quello che si è investito, ma non oltre. Oltre ai certificati e ETC, che quindi abbiamo detto certificati più trading direzionale, ETC anche qui con leva trade direzionale oppure investimento comunque di breve termine, perché bisogna tenere sempre conto del contango, eccetera, nel caso degli ETC senza leva. Abbiamo anche recentemente lanciato, in realtà da un anno e mezzo, i corridor e poi più recenti ancora gli steps e down. Abbiamo detto che il certificato è uno strumento duttile, quindi può fare altre cose oltre all'investimento diretto o con leva nella materia prima. Questo in particolare può andare bene in numerose situazioni, nel senso che di norma il corridor cosa fa? Si chiama corridor, quindi abbiamo due barriere, una barriera inferiore e una barriera superiore, in termini di sottostante, quindi saranno un valore monetario, non so, $30, $50 può essere per il WTI ad esempio, e un importo a scadenza che viene pagato a scadenza di 10 euro. Quindi se nessuna delle due barriere viene toccata o superata durante la vita del prodotto, il corridor rimborsa 10 euro. Questo vuol dire che sostanzialmente il prezzo di questo prodotto oscillerà tra 0 e 10, quando tocca praticamente una delle due barriere si estingue automaticamente. Quindi è ancora un prodotto di trading, il fatto di estinzione automatica gli rende e le sue caratteristiche, dato che paga zero nel caso peggiore, fa sì che abbia comunque un effetto leva all'interno, e poi lo vedremo. Sostanzialmente quindi
viene utilizzato o per sfruttare, se sei in mezzo al corridoio, situazioni di mercato laterale, quindi se il sottostante ci si attende che si muova in modo laterale per un certo lasso di tempo, tipicamente le scadenze sono almeno minimo 3 mesi e massimo tipicamente le facciamo a 9 mesi, quindi nell'intervallo io mi aspetto che il sottostante si muova lateralmente, ad esempio, quindi non toccare una delle due barriere, magari perché ho una particolare view sulla, su supporti o resistenze appunto nel sottostante, se nel caso migliore, quindi io prendo 10 euro, altrimenti se nel caso tocchi la barriera, io prendo 0 e il prodotto scade. Questo è il caso di mercato laterale, quindi io posso dire lo tengo perché mi aspetto che faccia un corridoio, quindi non violi mai al rialzo al ribasso due soglie. Posso anche usarlo però beneficiando dell'effetto leva intrinseco, quindi nel caso più, diciamo, più aggressivo dal punto di vista del trading, io potrei, dato che quando il prezzo del sottostante si avvicina a una delle due barriere, la sensitività del prezzo del prodotto alla reazione sottostante diventa molto elevata, quindi la leva in generale diventa molto elevata. Il prezzo può oscillare tra 0 e 10 perché questi sono gli scenari del corridor. Se io sono più vicino a una delle barriere, varrà vicino a 0. Se io sono più vicino al centro del corridoio, avrà un prezzo più vicino a 10. Quindi se io lo prendo, ad esempio, a 1 euro, e magari, diciamo, ho azzeccato la resistenza, ad esempio, perché sono una barriera inferiore e mi scade all'interno del corridoio, io ho fatto una leva sostanzialmente nel mio investimento per 10, perché scade a 10, l'ho comprato a 1 euro, okay? Quindi dipende molto dal prezzo di acquisto. Il prezzo di acquisto dipende da quanto sono vicino alle barriere. Può anche esprimere, se vogliamo, in un certo senso, una probabilità di toccare o meno la barriera. Quindi se io ho un prezzo più vicino a 10 euro, sono ragionalmente lontano dalle barriere, quindi ho rischio potenziale più basso. Se io sono vicino alle barriere, invece, ho un prezzo molto basso, quindi molto vicino a 0, cioè la probabilità che tocchi la barriera è molto elevata, e infatti ho un rischio potenziale alto, rendimento potenziale alto, perché abbiamo visto che c'è un effetto leva implicito nel prodotto. Facciamo un esempio sul petrolio. Appunto, nel caso sopra, l'abbiamo acquistato a 4, è rimasto sempre all'interno del canale, del corridoio, e a scadenza ha dato 10. Quindi rendimento di 6 euro su 4, quindi praticamente ho più che raddoppiato quello che ho investito. Se invece nel caso sotto, nel caso negativo, il petrolio viola una delle due barriere, io sostanzialmente il mio capitale investito era a rischio e in questo caso il rimborso è 0. Quindi il fatto di avere un rimborso di questo tipo, appunto, fa sì che il prodotto abbia intrinsecamente una leva. Abbiamo detto che la leva è più elevata, tanto più sono vicino a una delle due barriere. Nel caso del corridor è anche di segno opposto, cioè se io sono vicino alla barriera inferiore, la leva sarà una leva positiva molto elevata. Se io sono vicino a una barriera superiore, almeno nell'intraday, se sono vicino a una barriera superiore, la leva sarà una leva positiva molto, una leva negativa molto elevata, quindi sarei sinteticamente short. La cosa anche interessante di questi prodotti è che è un modo per guadagnare dal tempo, nel senso che in questi prodotti, data la loro struttura, il tempo in questo caso gioca a favore dell'investitore, cioè del trader. Cioè, quindi se io compro il prodotto a parità, se il sottostante è sempre flat, il prodotto si apprezza comunque al passare del tempo. Perché? Perché meno è il tempo che manca a scadenza, meno è la probabilità di toccare una delle due barriere, ad esempio nel corridoio. La volatilità invece funziona, diciamo, contro, diciamo, il caso investimento. Quindi se la volatilità aumenta, io ho più probabilità, a parità di altre condizioni, di toccare le barriere. Quindi se mi aspetto più volatilità nel petrolio, quindi la volatilità implicita magari del petrolio è più elevata, il prezzo a parità di altre condizioni del corridor scende, okay? Perché è più probabile che uno degli eventi, diciamo, faccia sì che una delle due barriere venga toccata.
Quindi sinteticamente, quindi io è come se vendessi volatilità, quindi guadagno quando la volatilità si riduce e perdo dalla posizione quando la volatilità si aumenta. In un certo senso è esattamente il contrario, anche se non nella magnitudine, di comprare opzioni sostanzialmente nel mercato delle opzioni. Quindi le opzioni invece fanno il contrario, cioè perdono dal tempo e guadagnano dalla volatilità, no? Questo è il contrario, quindi guadagna dall'aumento dalla riduzione di volatilità e guadagna dall'aumento della riduzione del tempo a scadenza. Lorenzo, scusami se ti interrompo. Io ho ricevuto una serie di domande, posso proporteli e magari tu cerchi di dare uno sviluppo durante vari argomenti. Allora, le ho riaccolte al volo e mi scuso eventualmente se ne ho perso qualcuno, riproponetoli. La prima domanda era, è un argomento che hai già affrontato, l'effetto compounding si realizza anche sui certificati a leva 1? Poi chiedevano l'aspetto fiscale degli strumenti che tu hai evidenziato. Il concetto di copertura al massimo lo vedrò io successivamente con un esempio concreto e mi chiedevano soprattutto, proprio perché stai parlando dei corridor, se la barriera a rialzo o a ribasso ha una logica anche intraday oppure se è solo a chiusura, quindi prezzo di riferimento. Cerca di dare una risposta piano piano nel contempo, nel rispetto degli argomenti che volevi ancora affrontare. No, ma possiamo diciamo, in realtà rispondere subito. Allora, per quanto riguarda parto dalla fine, la barriera sicuramente su tutti questi prodotti è su qualsiasi livello del sottostante, ok? Quindi anche intraday e anche fuori dalla negoziazione del sottostante. Cioè, la mia view quando investo, quando compro un corridor o uno, come vedremo dopo, uno stay up o stay down, che sono la versione a una barriera sola di questo payoff, è che il sottostante non violi mai in nessun caso la barriera, ok? Quindi la barriera osservata intraday, ok? Lungo tutta la quotazione del sottostante. L'aspetto fiscale, tutti questi prodotti di quelli che trattiamo adesso, praticamente generano redditi diversi, ok? Quindi possono diciamo le plusvalenze quindi di questo tipo di prodotti possono essere portate a compensazione con eventuali minus pregresse. Quindi questo anche qui il certificato in generale è fiscalmente efficiente da questo punto di vista. La tassazione è tipicamente il solito 26%, quindi non c'è molta differenza da altri strumenti. Comunque l'efficienza fiscale è sicuramente uno dei punti di forza dei certificati in quanto asset class, quindi non solo questi, ma tutti più o meno i certificati. La domanda era su quelli su leva 1. Allora, leva 1, il compounding non c'è, c'è però per il caso di leva meno 1. Quindi attenzione, quando c'è leva meno 1, quando in generale c'è leva diversa da 1, in qualche modo c'è una sorta di compounding. Quindi anche se fate il calcolo su Excel, si può fare un esempio molto concreto usando dei numeri, anche nel caso di leva 1, in realtà il compounding esiste, scusate, il caso di leva meno 1, il compounding in realtà esiste. Allora, abbiamo detto, quindi questi sono i corridor, quindi due barriere. La versione, diciamo, a una barriera sola è lo stay up o lo stay down. Stay up dice il termine, quindi voglio che stia sopra una determinata barriera, che tipicamente era una barriera inferiore, quindi pagherà 10 a scadenza se la barriera inferiore non viene mai toccata dal sottostante. Lo stay down funziona esattamente all'opposto, quindi c'è una barriera superiore. E il certificato pagherà 10 se la barriera superiore non viene mai violata all'interno della vita del prodotto. Quindi anche intraday in questo caso. Quindi, come vedete, chiaramente c'è meno rischio in questo caso che i prodotti si estinguano a zero perché non ci sono due barriere da violare, ma ce n'è una sola. Questo però vuol dire che a parità di barriera, supponendo che ci sia un corridor e uno stay down e uno stay up con la stessa barriera inferiore, lo stay up costerà di più. Okay? Quindi sostanzialmente avrà un prezzo superiore perché c'è una condizione di azzeramento in meno rispetto al corridor. Comunque funzionano sostanzialmente allo stesso modo, le sensitività sono simili a uno dei due lati del corridor, quindi per lo stay up più diciamo, ci si avvicina alla barriera, più la leva è elevata con segno positivo. Okay?
più si avvicina invece all'altro estremo dello stay up, più sostanzialmente la sensibilità del prodotto si riduce. Okay? Perché io sono in un caso in cui prenderei sempre l'importo massimo, non ho un azzeramento anche al rialzo nel caso dello stay up. La sensibilità rispetto a tempo e volatilità sono le stesse del corridor. Lo stay down funziona esattamente al contrario, ha le stesse sensitività appunto dal punto di vista del tempo e della volatilità, ma ha la sensitività rispetto alla variazione sottostante opposta, cioè ho una barriera superiore, quindi se mi avvicino alla barriera, più il sottostante è vicino alla barriera superiore, più il certificato avrà intrinsecamente una leva negativa elevata. Okay? Quindi e viceversa, sempre in questo caso, più il sottostante è basso e quindi lontano dalla barriera superiore, più la sensitività del prodotto, diventa meno sensibile progressivamente all'andamento del sottostante. Quindi si può usare in alcune frangenti di mercato, diciamo, come strumento polivalente in generale, sia corridor che stay up, stay down, cioè sia con mercato laterale, sia come trading di brevissimo, sfruttando la leva magari vicino a delle due barriere, con il beneficio di anche qui di non perdere più del premio, si perde al massimo il capitale investito, sempre anche in questo caso, e appunto beneficiando la leva, quindi investendo meno capitale per avere una parità di risultato economico. Allora, io avrei terminato, quindi c'è spazio anche per eventualmente per altre domande che arrivino. Allora te le rivolgo subito, Lorenzo. Certo. Una, proprio perché era uno degli ultimi argomenti che abbiamo trattato, che come tu ben immagini, essendo la maggior parte del popolo che investe su certificati più scalper, è oggetto di interesse. Sì. La prima domanda era questa, parliamo sempre di barriera. La barriera, se toccata durante la fase intraday, comporta immediatamente la non negoziabilità dello strumento o si passa al giorno dopo? Prima domanda. Vuoi che te le faccio insieme o te ne propongo una? No, ma rispondiamo prima a questa. Allora, qui negoziamo su Borsa Italiana. Borsa Italiana per questi prodotti ha un certo modello di mercato. Allora, noi come market maker, appena viene toccata la barriera, togliamo le quote, ok? Il modello di mercato di borsa per questi prodotti fa sì che non si possa negoziare se il market maker non è presente, quindi se togliamo le quote non c'è nemmeno il rischio che si vada a incrociare un privato, diciamo, che abbia messo lì un ordine, quindi un altro privato che abbia messo lì un ordine, quindi in questo caso il prodotto non si negozia più immediatamente. Okay, quindi viene proprio un evento di knockout, si chiama, quindi il prodotto quando tocca barriera non è più negoziabile da subito, quindi non dal giorno dopo. Ok, quindi abbiamo chiarito anche questo aspetto. Un'altra cosa che ci era stata posta prima, mi ero dimenticato di leggerti, è se potevi riprendere al volo il concetto di rischio emittente mitigato. Ne avevi parlato precedentemente quando hai presentato i certificati a leva fissa. Sì, allora, noi abbiamo sugli ETC, la gamma di ETC, tipicamente un collaterale, ok? Quindi ogni ETC che abbiamo in gamma al suo interno, cioè diciamo, è garantito da un collaterale, cioè un insieme di titoli che viene messo in un conto tramite un custodian, nel nostro caso è Bank of New York, viene impiegato solamente nel caso in cui, ad esempio, l'emittente diventi insolvente. Il collaterale vale 105% del valore di mercato del prodotto su base giornaliera. Questo vuol dire che, fatto un prodotto che vale 100, che facciamo che l'emesso del prodotto è 100, per ogni 100 ci sono 105 euro di collaterale messi nel conto allocato, e questa percentuale viene ribasata su base giornaliera. Chiaramente il collaterale è un beneficio perché mitiga il rischio emittente, questo è vero in qualsiasi caso, ha un costo, nel senso che il collaterale ha un costo di gestione che viene caricato sullo strumento tipicamente di 30 basis point l'anno. Quindi comunque anche per i costi, che è un fattore importante da tenere in considerazione, vi rimanderei al sito. Allora, il nostro sito è prodotti.societegeneral.it.
Potete guardare sul sito tutti i prodotti che abbiamo in gamma, selezionarli ad esempio per emittente, cioè per, scusate, per tipologia di prodotto, per payoff, per sottostante, per leva, per ad esempio per cercate investimento, anche una serie di altre considerazioni. Quindi si possono fare un po' di ricerca sui prodotti e quindi vi invito a guardare ad esempio anche per i costi dei prodotti su le singole pagine prodotto che abbiamo. Quindi tutti i costi sono sia nel kit ma sia anche nelle pagine prodotto. Quindi anche qui il costo di guardare lo vedete, è esposto, tipicamente sono 30 basis point l'anno. Lorenzo, guarda, ne approfitto, te ne rivolgo un'altra che è arrivata. Qui parliamo, adesso non è esattamente l'oggetto di oggi che parliamo di commodity, se vuoi rispondere a questa domanda, e parlava di dividendi. Se avete eventualmente qualche certificato sul sottostante che ha stacco dividendi, cosa succede allo strumento stesso? Allora, questa è una domanda abbastanza frequente. Allora, i dividendi, tutti i certificati sono posizioni, rappresentano posizioni a leva su strategie total return, ok? Quindi questo vuol dire che il dividendo è come se nella posizione lunga venisse reinvestito nell'indice, ok? Quindi ad esempio, faccio un esempio sul leva, sul FTSE MIB. Il sottostante, quello che vedete nei documenti, ad esempio, è il FTSE MIB Total Return. Questo vuol dire che il FTSE MIB Total Return, quando c'è stacco dividendo di qualsiasi azione del FTSE MIB, quindi quando il FTSE MIB anche lui percepisce il dividendo in realtà non viene staccato, ma viene reincluso nell'indice, ok? Quindi la leva viene basata sul Total Return. Questo vuol dire che quando viene staccato il dividendo in un giorno di, diciamo, di stacco, tipicamente il FTSE MIB che viene pubblicato, che è il price return, di solito scende dell'ammontare di punti dovuti allo stacco dividendo. Il FTSE MIB total return non scende, quindi nel caso di un certificato long si avrebbe che il prodotto sembra sovraperformare, ok? Perché il FTSE MIB magari registra meno 2 per via del meno 2 un po' tanto, facciamo meno 0,5 per lo stacco dividendo. E invece il certificato long, supponendo che poi il MIB magari al netto il dividendo fosse positivo, il certificato long magari fa una performance col più davanti. Quindi sostanzialmente questo crea, se uno va a guardare il FTSE MIB come è pubblicato, questo tipo di incongruenza. In realtà non è vero, perché noi seguiamo total return anche per una questione di tecnica, cioè le posizioni devono essere investibili. Anche se voi aprite un qualsiasi posizione a leva, anche con, non con certificati, magari con la marginazione, eccetera, su, che sia corta, ad esempio, su un'azione o su un future, eccetera, i dividendi che percepite li dovete sempre ridare indietro, ok? Quindi se non facciamo la posizione a total return, in realtà diventerebbe una strategia non investibile. Perché, ad esempio, uno potrebbe comprarsi lo short e fare profitto privo di rischio vendendo al giorno dello stacco. In realtà non può essere così, perché la pratica finanziaria dice che anche il dividendo, visto che l'hai preso a prestito sinteticamente, lo devi ridare poi indietro. Quindi questo succede. Anche banalmente i future sul MIB tipicamente sono gross return, quindi anche se si usano i future non c'è questo impatto del dividendo. Quindi, ricapitolando, il dividendo non impatta sul prezzo del certificato, perché il certificato segue l'indice total return e non, sto parlando di certificati a leva fissa, e non l'indice price return. Mentre, a differenza dei certificati a leva fissa, il dividendo è rilevante nel caso dei prodotti con la barriera. Quindi, mentre i corridor invece seguono proprio l'azione o l'indice to cure, quindi anche col dividendo. Non solo, ma il dividendo atteso dal mercato viene tenuto in considerazione quando si fissano le barriere del prodotto, ok? Quindi può capitare, nel caso dei corridor, che o negli stay ups e down, particolarmente negli stay up, che il dividendo causi l'evento di knockout. Quindi questo in realtà nei corridor può succedere. Sto parlando di dividendi ordinari, okay? Perché il dividendo straordinario invece è tutta un'altra faccenda, è una corporate action, quindi andrebbe rettificata la barriera in quel caso. Mentre il dividendo ordinario, essendo prezzato dal mercato, è un parametro anche utilizzato quando, in sede di emissione del prodotto, quando si decide dove mettere le barriere.
Ok, ne approfitto, te ne rivolgo anche un'altra. Visto che hai parlato prima di effetto cambi sugli strumenti ovviamente quotati da parte di Sogen, chiede non so adesso un investitore, se per caso avete anche certificati che sterilizzano questo effetto nella vostra offerta. Sì, ne abbiamo parlato brevemente prima. Ci sono i certificati sono gli ETC. Abbiamo una gamma di ETC Euro-Edged, che anche qui vi invito a guardare sul nostro sito. Sostanzialmente hanno la copertura giornaliera del cambio, quindi sostanzialmente costeranno sicuramente di più rispetto alla posizione non hedged, però hanno il beneficio che diciamo, non si guarda più l'andamento del tasso di cambio, perché in realtà la posizione è direttamente in euro, quindi sterilizza l'andamento su base giornaliera del tasso di cambio. Tipicamente comunque l'impatto della copertura costa direi almeno 1% l'anno, dipende un po' in realtà dalla condizione del mercato e da quanto costa la copertura. Guarda, noi Lorenzo, ad in questo momento non abbiamo altre domande. Ricordo sempre che le eventuali altre curiosità abbiamo il nostro indirizzo mail dedicato che è webinar@wbank.it, quindi le eventuali curiosità o quesiti che vi potessero venire in fase successiva alla diretta attraverso questo canale potete scrivermi e quanto prima cercherò di dare una risposta, magari anche intermettendo direttamente l'emittente. Detto questo, Lorenzo, se non hai altro da dire, ti vorrei fare i saluti e intanto ti ringraziamo per la Ma partecipazione. guarda, se c'è un attimo di tempo, magari Prego, posso prego, anche abbiamo far ancora. vedere un attimo il sito, così siamo qua. Ricondividi pure il tuo schermo, Sì, almeno un facciamo attimo solo. vedere dove poter recuperare, come potrei magari selezionare alcuni strumenti piuttosto che alcuni sottostanti. Adesso ho tempo di Ecco, allora, condividerlo. se Ok, mi vedete, chiaro. quindi questo è il nostro sito, prodotti.societegeneral.it. Ad esempio abbiamo sicuramente nella sezione prodotti potete fare qualsiasi tipo di selezione, quindi si possono prendere ad esempio i tipi di prodotto che possono essere appunto, come vedete abbiamo tutti quello di cui abbiamo parlato, quindi leva fissa, ma abbiamo anche i core, steps down, ma anche i prodotti investimento e gli ETC ETN, ok? Quindi qui si può fare una ricerca, ad esempio, per tipo di prodotto, per tipo di sottostante, macro tipo, o per sottostante singolo. Quindi in particolare si può prendere, ad esempio, le azioni, oppure tutti i tipi di sottostante, quello diciamo di cui si necessita. Nella pagina prodotto, prendiamo ad esempio la fissa ad esempio sul gas, che abbiamo visto prima. Come vedete, abbiamo il grafico, potete vedere l'andamento, le nostre quote, okay? Quindi le quote esposte da noi. Tipicamente poi sul mercato magari si trovano anche quote migliori, perché sono, come detto, tanti ordini magari dentro il book. Abbiamo i costi, abbiamo alla fine i documenti. Quindi anche qui potete avere un'idea, appunto, anche grafica di come si muove lo strumento e i prezzi attuali. Altra cosa, se volete approcciarvi ai prodotti, tutto quello che abbiamo visto, ad esempio c'è la sezione formazione, andando sulla nostra gamma, ad esempio potete vedere tutte le pagine prodotto, le brochure, ad esempio se io prendo i certificati leva fissa, ho ad esempio un overview di come funzionano. Ci può essere ad esempio interesse nel simulatore leva fissa, ad esempio che simula ad esempio quello che è il compounding effect, oppure la brochure informativa, magari invito a dargli un'occhiata, sicuramente per capire, diciamo, qui sono un po' tutte in sintesi quello che abbiamo parlato nella seconda parte dell'intervento. Così poi ci sono anche esempio i corridor, stessa cosa, quindi abbiamo la pagina prodotto, i video informativi e un overview di come funziona il prodotto. Quindi qui sono anche video spiegati, diciamo, nel dettaglio come funziona il payoff del prodotto. Abbiamo poi questa pagina molto utile di overview di come vanno i mercati, che trovo molto utile. E poi, quindi, sostanzialmente vi invito a navigare nel sito. Abbiamo poi tutta una serie di servizi, tipo ad esempio i calcolatori, l'informatore sulle nuove emissioni, eccetera. Quindi vi invito a guardare, diciamo, il sito, poi se c'è poi qualsiasi tipo di necessità ci potete contattare. Qui avete i numeri, diciamo, che vi faccio vedere, quindi 800 790 490 solo dal fisso, oppure 029 632 569 anche dal mobile, oppure ci fate una richiesta tramite il sito. Ok, allora, detto questo, ringraziamo per la partecipazione che ci ha
dimostrato Lorenzo in questa occasione, quindi parlare di Sogen. Noi attraverso Lorenzo abbiamo cercato di dare una dimostrazione dell'offerta che ha dato appunto sui vari mercati, nella fattispecie già eravamo concentrati sul mercato delle commodity, quindi speriamo attraverso questa presentazione, la sua spiegazione, di aver dato magari un quadro più completo e chiaro di quello che è l'offerta attualmente presente sul mercato. Io invece volevo riallacciarmi al volo a una domanda che era arrivata precedentemente, quindi ricondivido un attimo la piattaforma, perché si parlava di copertura. Infatti Lorenzo precedentemente, tra i vari funzionalità, modalità che il certificato dei vaffis piuttosto che Cordis può offrire, appunto uno degli elementi è l'effetto copertura. Cerchiamo di vederlo al volo con un esempio concreto. Allora, nella piattaforma abbiamo sott'occhio quello che è il crude oil, quindi quotato sul mercato americano. Parliamo del mini crude oil. Infatti uno degli elementi che rappresentano qua il vero la vera barriera d'entrata per cui vanno a guardare le commodity sul mercato è, essendo contratti standardizzati, nozionale sul sottostante è fisso, quindi non posso andare a decidere quanto espormi sul mercato. Nella fattispecie, facciamo l'esempio, nel caso del mini crude oil, ogni contratto in cui vado a comprare, quindi scommettere sul rialzo dello strumento piuttosto che sul ribasso, quindi andando a venderlo, in nozionale si parla di $21,000 circa. Quindi cosa vuol dire? Che se io vado a negoziare questo strumento mi espongo al rialzo o al ribasso per $21,000 circa. Facciamo il caso in cui io in questo momento sia corto sul mercato del punto crude oil, ho preso un contratto, l'ho venduto a 43, ipotesi. Stiamo guadagnando circa $500, questo perché l'ho venduto stamattina e il contratto è sceso. Come posso mitigare il mio rischio sul mercato? Attraverso ovviamente l'utilizzo dei certificati. Già che c'ero, mi sono anche aperto un certificato a leva fissa. Ricordo sempre come l'evidenziazione, la spiegazione di talun prodotti non c'è nessuna logica di promozione di investimento, è soltanto per illustrare eventualmente strategie difensive per posizioni prese. Quindi, tornando a noi, se io sono corto sullo strumento crude oil, dove sto già guadagnando in questo momento, per tirare sul guadagno posso o chiudere la posizione, quindi sterilizzo la posizione e tiro sul guadagno, oppure posso iniziare a matcharla, quindi andando a prendere una posizione contraria, sul certificato. Per esempio leva fissa in un'ottica intraday. Come vedete voi in questo momento parliamo di leva fissa 7, vale 7,33, 7,44 circa, quindi se io vado a comprare un certificato andrò a pagare 7 euro e quindi come tale la mia posizione sarà quella dell'investimento. Ovviamente avendo leva 7 parliamo di un 7 per 7, passatemi il termine, quindi 49 euro. Attraverso una quantità che posso io decidere, quindi da 1, 100, 1000, quello che è, posso andare a matchare, quindi a sterilizzare la mia posizione corta presa sul crude oil. Quindi piano piano, ed è questa la bellezza, la duttilità di un certificato. Decido io se ho un leva fissa o un leva 1. Una leva 7 piuttosto che leva 1, quindi parliamo di leva fissa, quanto voglio andare a investire sul singolo sottostante. Nella fattispecie parliamo del brand, vuoi che dir si voglia, poi ognuno ha le sue visioni in termini di strumenti e certificati. Quello che Lorenzo nella sua esposizione, io molto velocemente, visto che siamo nei minuti finali, vogliamo spiegare che nel momento in cui uno va a operare su un certificato a leva fissa, dove abbiamo detto l'oriente temporale è essenzialmente scalpi, uno, massimo due giorni, oppure scegliere un altro strumento che abbiamo detto prima, come il Corrida, dove invece uno l'orizzonte temporale è a più lungo respiro, ma il cui obiettivo, almeno in generale la sua previsione, è che lo strumento sottostante sul quale uno va a negoziarlo resti all'interno di un range che secondo lui è valido, quindi una barriera, tra virgolette, al rialzo, al ribasso. Se si muove all'interno di questa struttura può incorrere lo stop anche giornaliere dello stesso strumento. Quindi quando uno va a scegliere uno strumento, nella fattispecie ci parliamo di Sogen, per quanto concerne appunto la giornata odierna, tolgo un attimo la condivisione, visto che siamo saluti finali, l'importante è sapere, e l'ha fatto vedere Lorenzo attraverso le pagine indicate, su cosa si negozia, quindi quelle che sono le caratteristiche del prodotto, che si possono essere magari più confacenti un'ottica intraday piuttosto che no, perché quelle che sono le caratteristiche del prodotto devono essere comprese anche e soprattutto prima
di effettuare l'investimento, non dopo. Io dico sempre ai nostri investitori, leggete, studiate il prodotto e le sue caratteristiche, può rispondere o meno alle vostre esigenze di investimento. Una volta che queste siano state colte in modo completo, attualmente attuate il vostro investimento sul mercato attraverso i certificati. Detto questo, Lorenzo, se tu non hai nulla da aggiungere, vuoi aggiungere qualcos'altro? No, io ringrazio Luca e ringrazio tutti chi ci ascolta per essere intervenuti e grazie per le domande, sono state molto pertinenti, quindi grazie per l'opportunità e a risentirci alla prossima, al prossimo webinar. Perfetto, allora ringraziamento lo estendo anch'io per la diretta che ci avete dimostrato quest'oggi, rimando all'appuntamento che ci sarà il 24 novembre, parleremo del mercato Eurex. Detto questo ricordo come potete seguire i nostri eventi in diretta come avete fatto oggi sulla nostra pagina dedicata, i Wooter dei Master, piuttosto che i principali canali di comunicazione, quindi a massima disposizione il nostro rapporto di conoscenza nei confronti vostri. Vi ringrazio ancora e vi rimando appunto alla prossima.